Buonasera a tutti, siamo qui quest'oggi per farvi mangiare una robettina che a Livorno piace a molti, a me in particolare, infatti sono contento. Una Pasqua, carciofi ritti. I ingredienti per i carciofi ritti sono molto semplici, cioè carciofo, naturalmente un bel carciofo bello duro, bello fresco, che ci sia poco pelo, 200 g di rigatino, carne secca, chiamata la vi pare, aglio, olio, sale e pepe quanto basta e un po' di mollica di pane. Per prima cosa andremo a pulire il carciofo, gli leviamo naturalmente il gambo, quello più lungo, ne lasciamo un pezzettino perché servirà per l'impasto, per riempirli. Allora, vedete, come me levate le prime foglie, non levatele proprio tutte, le più dure serviranno come, aiuteranno il carciofo a non sfarsi, quelle più dure, che qualcheduna lasciatela un po' più dura, gli levate le spine sopra, puliamo un modino il gambino che ve l'ho detto utilizzeremo nell'impasto. Infatti taglieremo proprio bene, mi raccomando, questa preparazione deve essere fatta a modino, dritti dovrete essere, che il carciofo rimanga ritto. Poi andremo a aprire, vedete qui, controlleremo com'è messa a livello di feluria, ce n'è un pochino, noi andremo col coltellino a incidere, a levare quel poco di feluria che c'è, lo raschieremo bene bene, faremo uscire la feluria, aiutatevi con le dita, anzi, che delle dita è troppo italiano. E questa operazione la dovete fare per tutti gli 8 carciofi. Abbiamo pulito i nostri 8 carciofi e ora andiamo a preparare l'impasto per riempirli. Prendiamo la pancetta, prendiamo i gambi che abbiamo pulito prima, mi raccomando, il pane, la mollica del pane, andiamo a bagnarla un pochino con un pochino d'acqua per renderla più morbida per l'impasto, perché poi la cottura aiuterà meglio, la cottura, il pane bagnato nell'impasto, e andremo a fare il nostro impasto. Se avete un robottino ve lo consiglio, è meno ammattimento, mettete tutti gli ingredienti, cioè il pane un po' bagnato, i gambi di carciofo, la pancetta e uno spicchiettino d'aglio, una e mezza a seconda. Poi andremo a fare questo impasto. Allora, vedete, io ho fatto tutto questo lavorino, ho tagliato, sminuzzato bene bene sia il gambo del carciofo che la carne secca, qualche pezzettino sicuramente mi è rimasto grossolano, ma me ne frega tanto, lo mangiate da voi ora stasera, sicché se lo fate col robottino ammattite di meno, se lo fate per me ci state un po' di più, viene più, beh, crea più spessore anche. Mettiamo il tutto dentro il pane ammollato, ci aggiungiamo un pochino di sale, un po' di pepe e, come ho detto, uno spicchiettino d'aglio tritato. Anche due spicchiettini d'aglio vanno bene, secondo di quanto vi ci piace. Lo tritiamo bene bene. Dopo aver tritato lo mettiamo nel nostro impasto. Amalgamiamo il tutto e andiamo a riempire i nostri carciofi con questa delizia. Vedete? Mazza. Eccoci qua, un carciofino è stato fatto, bello compatto, eccoci qua, prendete il secondo, fate lo stesso lavoro, mi raccomando, guardate bene i mantelli in pasta, se no arrivate alla fine che l'ultimo non c'è nulla, allora vi toccate la mano da uno dall'altro, allora vi regolate un attimino voi, e mai poi ci fate un'aggiunta a quell'altro, e via così fino alla fine. Abbiamo riempito i nostri carciofi che dobbiamo mettere in un bel tegamone alto, mi raccomando, è molto importante questa cosa qui, perché i carciofi poi verranno
quasi tappati da un pochino d'acqua, mettiamoci l'olio, anche qui è a vostro occhio naturalmente andare a vedere quanto olio ci vuole. Lasciamo un attimo scaldare l'olio per poi poterci adagiare i carciofi. Mi raccomando, i carciofi, mettere prima quelli un po' più grossini, ne mettiamo laterali e via a finire. I carciofi, come vedete, stanno soffriggendo. Aspettiamo un altro pochino che l'olio sia caldo caldo, che abbia fatto, diciamo, una crosticina alla base del carciofo. Poi andremo ad aggiungere un pochino d'acqua, un altro pochino di sale e tapperemo per almeno una mezz'oretta. Vedete, l'olio sta friggendo bene bene, a questo momento aggiungiamo, come ho detto, un pochino d'acqua che arrivi quasi a metà del carciofo. Vedete, eh? Perfetto, ora cosa? Alziamo bene bene la fiamma. Facciamo prendere il bollore, saliamo e bepiamo un altro pochino perché il carciofo ha bisogno di un po' di sale, eh? Così, e tappiamo. Durante la cottura dei carciofi controlleremo sempre se il bollore sta prendendo, se non, che non si attacchino, che l'acqua non sia troppo scesa. Durante la cottura dei carciofi mi raccomando, aiutate con un romaiolino e prendete il brodettino e lo mettete sopra, fate un po' di passaggi, no? Lo ritappate, tanto vedete si ritira da solo. Altri 2 minuti e siamo pronti, gente, mangiate una cosa eccezionale. Il carciofo è pronto, andiamo a sporzionarli. Prendete un bel vassoino dove potete posizionare i carciofi. Andiamo a prendere i carciofi a modino, mi raccomando, con un cucchiaio e una forchetta, la usate anche meglio, e le mettete nel vassoino. 1, 2, 3, devono stare ritti, vedete, eh? Non si sbaglia. Ecco qui, sono stati tutti messi dentro il nostro vaso di portata. E cosa facciamo? Ci aggiungiamo tutto il brodettino, così, sai, a bagnare ancora sopra il nostro carciofo. Ecco qui, c'è un odore, ve lo farei sentire, vi farei abbarrizzare peli dei bracci. E anche stasera buon appetito a tutti, ci vediamo alla prossima.